Bella sì ragazzi, sono Zodiac e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi siamo qui in compagnia di JTF Spark Bella, raga. e vi porta quel famosissimo 200 più che vi abbiamo annunciato anche ieri sera sulla fanpage. Se non ci siete ancora passati, vi ricordo che il link è in descrizione, passateci a buttare un occhio, magari anche a mettere un bel mi piace, così starete sempre in contatto con noi e saprete sempre le news come appunto ieri sera. E niente, adesso lascio la parola al diretto interessato, ovvero Spark, che ci parlerà del suo gameplay, vai. Ok, allora, bella raga, innanzitutto chiedo scusa se la mia voce non sarà nulla di che, ma ho la tosse, quindi scusatemi. Il gameplay è un 203-7 fatto in solo, come già detto, nella modalità demolizione su Nuketown. Il gameplay è molto datato, infatti la classe è ancora simile a quella del gameplay di Introducing, e questo gameplay è addirittura più datato di quello lì, quindi... Ovviamente le strategie, come già detto nel gameplay di Introducing, sono totalmente diverse da quelle che si usano attualmente. E utilizzavo UAV, attacco fulmineo e Lodestar, e chiamerò all'incirca 4-5 Lodestar, e non voglio tirare i numeri a caso, ma credo proprio che con il Lodestar farò più di 100 kill, così dico un numero a caso, ma credo proprio che all'incirca è così. È fatto su nemici abbastanza scarsi, però accontentatevi. E ora lascio la parola a Zodiac, vai. Allora ragazzi, non è nostro solito caricare dei gameplay in demolizione perché diciamo che è una modalità che non ci piace molto, ma soprattutto che non piace a voi perché spesso giocate in spawn kill, cioè cioè giocando con la squadra completa, però in questo caso Spark invece era da solo. Dicevo, giocando con la squadra completa per poi giocare chiudendo i nemici sulla bomba lì, il giocatore invece che deve fare il gameplay rimane fermo nella casetta con lo scudo e il mitraglione, prende il Lodestar, poi passa la partita a tirare Lodestar e VTOL tutto il tempo chiudendo i nemici sperando che poi non quittano. E diciamo che lì le kill con l'arma sono neanche 30, non arrivano mai a 30, non so se vi è mai capitato di vedere dei gameplay del genere, però adesso io vi chiederei di riflettere un attimo su questo gameplay perché comunque è fatto in solo e questo cioè, implica tanti diciamo, difficoltà, perché se è fatto in solo ragazzi non sai mai cosa potrebbe succedere con i tuoi compagni, potrebbero piazzare da un momento all'altro, potrebbero non disinnescare. Cioè la partita poteva durare molto molto meno, come poteva durare di più perché è imprevedibile non conoscendo coloro con cui stai giocando. Infatti vi dico, analizzatelo bene perché comunque giocava anche con ricompense assurde, cioè cose che uno non verrebbe mai in mente di utilizzare, cioè come si chiama, l'UAV, l'attacco fulmineo e l'Hotstar. Ok, l'Hotstar va bene, stai giocando in demolizione, ci può stare. Il UAV, così così, perché comunque sei da solo, per orientarti va anche bene, però la mappa è piccola, gli spawn sono fissi perché demolizione, l'attacco fulmineo secondo me è totalmente inutile, appunto come vedrete non farà neanche kill, e comunque riuscire a fare un 200 più con queste ricompense giocando in solo secondo me è un gameplay che davvero merita molto. Quindi prima di magari iniziare a scrivere ragazzi in demolizione a me non piace così spawn kill o roba del genere, guardatelo bene perché gli spawn kill, a parte quando tira l'Hotstar, perché ovviamente ragazzi quando si tira l'Hotstar in qualsiasi modalità, qualsiasi mappa, funziona come spawn kill, come il supporto aereo di MV2, è quella la funzione di questo velivolo. E quindi non potete dirmi è spawn kill, perché se guardate bene, Spark durante tutta la partita si muove, va a destra e a sinistra, cioè ne fa di tutti i colori, muore solo 7 volte e riesce a portare a termine ben 203 kill, che è davvero qualcosa di impressionante. Quindi ragazzi, come vi ho chiesto, pensate prima magari di scrivere una cazzata, guardate bene il gameplay e poi boh, se ci sono delle critiche da fare, dei consigli per migliorare, ovviamente quelle ci mancherebbe, fatele, che sono ben accette, perché ovviamente senza con le pacche sulle spalle ragazzi non si fa da nessuna parte, servono anche delle critiche, a volte dei consigli per migliorare, quindi per quello ci mancherebbe, però per venire qua a insultare senza magari che uno si guarda nemmeno la partita, quello a noi non va bene, dà fastidio. Niente, adesso passiamo un po' agli argomenti, perché adesso io ho parlato per 4 minuti, quasi 5. Diciamo che ogni volta che arriviamo qua, se sono con qualcuno, io chiedo solitamente, senti, hai 3 giorni, trova un argomento e dopo ci mettiamo qua, che cosa succede? Arriva qua il diretto interessato Spark, ma
ovviamente anche a tutti gli altri, arrivano qua senza argomenti, quindi ovviamente tocca sempre a me tirar fuori i conigli dal cilindro e provare a intrattenere per questi 9 minuti. Quindi ragazzi, io per l'ennesima volta vi chiedo a voi un favore, cioè dovete lasciarci scritto nei commenti argomenti che potrebbero interessarvi, come vi dico sempre, argomenti che comunque possono interessare voi come possono interessare qualcun altro, non delle cazzate tipo la politica che non fotte un cazzo a nessuno, cose complicate. Sono cose che possono intrattenere. Magari adesso, cioè, per concludere questo commentary, ci metteremo magari a parlare un attimo delle figurine dei mondiali che faccio io. Però, ripeto, è una cosa che piace a me, come non può piacere ad altri, ma appunto perché spesso arriviamo qua e facendo un video al giorno è difficile trovare sempre un argomento. Cioè, chi fa i live, ragazzi, la gioca facile, perché comunque facendo i live tu devi solo sparare stronzate cercando di stare poco, cioè poco in silenzio. Comunque se stai in silenzio hai la scusa di dire sono concentrato, quindi è molto più facile fare un live, mentre è davvero difficilissimo riuscire a tenere un video al giorno, video che comunque come questo durano quasi 10 minuti, e riuscire ad intrattenere un pubblico che comunque è vasto, perché guarda, da ragazzi che hanno, non so, magari 10-12 anni a ragazzi che hanno quasi 20 anni, quindi comunque il pubblico è vasto, e riuscire ad accontentare sempre tutti diventa un po' difficile. Quindi ragazzi, io vi ripeto, se c'è qualcosa che vi interessa, vorreste sapere la nostra opinione, voi lasciatelo scritto nei commenti, che almeno noi abbiamo qualcosa di cui parlare, ed è molto più facile, ci agevolate di tanto. Adesso volevo dirvi un'ultima, cioè ancora due cose. Vedo spesso nei commenti che mi scrivete ma questo è uscito dal clan, ma questo qua non è più nel clan, ma che fine ha fatto quest'altro? Allora ragazzi, se dovessimo ogni volta fare una roba per uno che esce dal clan, per uno che entra ovviamente ci sta perché deve essere presentato al pubblico, ma per uno che esce, cioè perché magari ha motivi stupidi o cose del genere, cioè non merita un'uscita, due parole o cose del genere. Quindi se voi volete rimanere aggiornati per quello che riguarda il clan, i membri che ci sono dentro e tutto questo, sulla home del canale di YouTube, proprio sul BG, c'è una roba che vi porta direttamente al roster ufficiale, che io aggiorno appena succede un cambiamento io lo aggiorno. Trovate i grafici come trovate tutti i giocatori, e lì dentro ci sono i giocatori che sono attualmente nel clan, e quelli che sono usciti non ci sono più, quindi quelli che sono, diciamo, nel clan sono quelli, punto e basta. Quindi non chiedetemi ma questo è uscito, ma che fine ha fatto quell'altro, andate a vedere lì, e lì trovate i giocatori che ci sono effettivi, e poi trovate anche il canale di corrispondenza se magari ne hanno uno. Invece molti ragazzi hanno solo il canale del clan come Spark. Intanto qua sto morendo ragazzi, mi sta venendo anche a me un colpo di tosse. Stavo dicendo, molti invece hanno solo il canale del clan perché non hanno cose per registrare o altre cazzate. Spero di avervi appunto chiarito i dubbi riguardanti i roster e i membri del clan che ci sono attualmente dentro al clan. Quindi passate a dare un occhio al roster se è da un po' che magari vi siete persi chi c'è dentro o chi è uscito. E niente, qua comunque il gameplay sta giungendo al termine, a me sta partendo la voce, e l'altra cosa che vi volevo dire me la sono letteralmente scordata, sperando che poi mi venga in mente per un prossimo commentary, perché era qualcosa di importante, anche se si dice solitamente che se ti sfugge non è così importante, però non credo. Niente, lascio la parola ancora a Spark 2 secondi, che voleva dirvi qualcosa. Sì, chiedo scusa se praticamente non ho parlato, ma sto morendo perché ho la tosse, febbre, ho di tutto, quindi vi chiedo scusa, però fa niente, nei prossimi giorni cercherò di riprendermi e continuerò a provare a farvi gameplay, a portarvi sempre cose più belle e sempre tentando di fare record. E qua ragazzi, il gameplay sta giungendo al termine, passate alla pagina Facebook, lasciate un bel 500 like, un saluto da Zodiac e da Spark, bella ragazzi. Alla... I GTF, oh, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.